Ben ritrovati all'appuntamento con la Chiesa nella società oggi. Siamo a Piazza San Pietro, è il giorno dell'udienza della diocesi di Terni Narnia Melia con Papa Francesco. 7.500 pellegrini si sono mossi da Terni dalla prima mattinata per raggiungere Piazza San Pietro e la Basilica di San Pietro, dove si è svolta la celebrazione presieduta dal Vescovo Vecchi. Una giornata importante perché si ricordano i 130 anni della fondazione dell'acciaieria, si parla di lavoro, si parla di disoccupazione, di problemi legati al lavoro nel territorio di Terni, ma non solo. E su questo Papa Francesco ha dato e darà una importante indicazione proprio sulla dignità del lavoro, che è un tema importante che anche il Papa più volte ha ripreso in diverse occasioni. Noi intanto ci prepariamo alla celebrazione della Santa Messa, che è il primo appuntamento importante di questa giornata intensa di appuntamenti e di incontri. Siamo qui per chiedervi un grande dono che dia alla comunità diocesana di Terni, Narni e Melia il dono della comunione che nasce dal sacrificio della croce di Cristo che Pietro ha testimoniato con gli altri apostoli. È una grazia grande che il Papa Francesco ci ha concesso. Io celebro qui dove celebra lui. Dopo lo vedremo faccia a faccia. Ecco allora l'importanza di capire che qui non si tratta solo di curiosità, ma si tratta di sacramentalità. Pietro oggi vive in Francesco. Il vescovo Ernesto rende presente uno degli apostoli, la successione apostolica. È lì che dobbiamo attingere per poter capire chi siamo, dove siamo diretti, e per trovare la forza di superare quelle difficoltà di andare d'accordo, perché è difficile andare d'accordo sempre. Ma guai a noi se non riusciamo a trovare le ragioni per sentirci un cuore solo e un
grandi persone. Terminata la messa, i pellegrini si sono spostati nell'aula Nervi, dove è attesa appunto grande per l'incontro con Papa Francesco in questa giornata che vede tutta una città che si è mossa a Roma per incontrare il Santo Padre. E in questo momento di pausa abbiamo avuto modo di ascoltare alcune delle voci dei personaggi e istituzioni presenti a questo incontro, cominciando da Biagio Della Volpe. Allora, dottor Della Volpe, siamo a Roma in attesa dell'udienza col Santo Padre. Grande risposta anche da parte degli operai dell'acciaieria e di tutta insomma la dirigenza. Certamente, come confidavamo, ricorderete che nell'occasione della conferenza stampa di presentazione dell'udienza speciale dedicata a Papa Francesco ai 130 anni delle nostre acciaierie, avevamo pronosticato una partecipazione numerosa. Direi che addirittura i numeri oggi dimostrano che siamo andati forse oltre le aspettative. Un contributo da parte dei dipendenti di Asta e delle loro famiglie che superano le 1500 persone. Per noi è veramente un desiderio che oggi trova una degnissima concretizzazione. A dimostrazione che l'acciaieria per Terni è un legame che si consolida sempre di più. È un legame indissolubile. Terni, le acciaierie stanno a Terni come Terni sta alle acciaierie, e noi confidiamo che tutti possano recepire questo messaggio. Mancano pochi minuti all'arrivo del Papa in questa giornata veramente molto bella, che ha ricreato una grande comunione nella
città e nella diocesi. Sono presenti a questo pellegrinaggio le scuole, le parrocchie, i lavoratori dell'acciaieria con i loro elmetti, tante persone di varia provenienza. Il colpo d'occhio è davvero bellissimo della sala Paolo VI, dove intanto si sta svolgendo appunto un attimo di intrattenimento con inni e canti al Papa che sta per fare il suo ingresso. Ed è davvero bello vedere come il Papa, ecco, sta arrivando e sta salutando le persone che sono anche al di là dell'aula Paolo VI, nell'atrio, a dove è allestito appunto un altro spazio per poter partecipare a questo incontro. Padre Santo, Padre Santo, e a tutti noi carissimo Papa Francesco, grazie dell'onore e della gioia di questo incontro. Grazie per averci aperto con tanta amabilità le porte della sua casa, che sentiamo particolarmente accogliente per il profondo legame che unisce la diocesi di Terni, Narnia, Veglia alla sede apostolica. È il Vescovo di Roma il nostro metropolita e da lui sentiamo il bisogno di essere confermati nella fede in Gesù Cristo per uscire e portare nelle periferie esistenziali la luce del Vangelo secondo gli orientamenti dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. La nostra diocesi, lo ha visto, Santità, è oltremodo grata a lei per averla aiutata concretamente e in modo decisivo a trovare un percorso per superare nel tempo le sue attuali difficoltà. Davvero abbiamo sperimentato che Pietro è il vicario dell'amore di Dio, come dice Sant'Ambrogio. Comunque, la Chiesa dei Santi Valentino, Giovenale e Firmina è ben fondata su una viva tradizione, ricca di santità, di carità e di cultura promozionale. Per questo sta affrontando con rinnovata consapevolezza ecclesiale non solo le prove attuali, ma anche la sfida di una conversione pastorale e missionaria che il nuovo pastore, quando Dio vorrà,
confermerà con la grazia della successione apostolica. Ma oggi, Padre Santo, siamo qui per festeggiare con la sua benedizione il 130° compleanno delle Acciaierie di Terni. Acciaierie sorte agli albori della civiltà industriale. Questo gruppo siderurgico di importanza mondiale è qui per dire grazie al Signore. I dirigenti e i tantissimi lavoratori presenti sono orgogliosi di presentare al Papa le acciaierie come un fiore all'occhiello della cultura imprenditoriale ternana e segno emblematico della laboriosità del nostro popolo. Tra i petali di questo fiore rifulge la santità di un giovane operaio, il venerabile Giugno Tinarelli, in cammino verso la beatificazione. Oggi, dopo alcuni anni di preoccupanti e alterne vicende, concluse con l'acquisizione della società Acciai Speciali Terni da parte della multinazionale tedesca ThyssenKrupp, la speranza occupazionale si è consolidata, ma non è ancora confermata. Richiede un ampliamento di sinergie solidali da parte di tutti i soggetti interessati alla realizzazione del nuovo piano industriale. Purtroppo la congiuntura economica sfavorevole continua a produrre i suoi effetti negativi anche nella nostra terra. Molte aziende sono in crisi, aumento di licenziamenti e il ricorso alle ammortizzazioni sociali. Le rappresentanze di alcune di queste aziende sono qui con noi: SGL Carbon, San Gemini, e tante altre, accompagnate dalle autorità istituzionali qui presenti, dai sindaci, dalle rappresentanze sindacali e soprattutto dalla folta partecipazione delle nostre parrocchie che con tante loro famiglie in affanno economico. Le comunità parrocchiali con le aggregazioni ecclesiali, le famiglie, le scuole sono qui per incontrare Pietro che vive in Papa Francesco e dire a lui che hanno accolto gli stimoli del suo magistero di attenzione verso le categorie più disagiate. I nostri sindaci sanno bene, Santità, che alla fine dei guai la Chiesa non manca mai. Il fondo di solidarietà delle Chiese Umbre, i centri di ascolto e di assistenza della Caritas San Martino, delle parrocchie, della San Vincenzo, dell'Unitalsi e di tante altre associazioni caritative di ispirazione cristiana sono quotidianamente vicine alle famiglie in difficoltà, ai giovani senza lavoro, agli anziani, agli ammalati, ai poveri che crescono di numero nelle nostre mense gratuite aperte tutto l'anno. Grazie ancora Papa Francesco per aver voluto festeggiare con noi il 130° compleanno delle acciaierie. I ternani, l'ho visto subito, sono gente di pasta buona e le vogliono bene. Tutti noi pregheremo per lei, anche quelli che hanno perso l'abitudine. Dopo aver invocato ieri San Giuseppe, lavoratore, oggi chiediamo la sua benedizione apostolica, perché domani, 21 marzo, cominci davvero una nuova primavera dello Spirito. La salutiamo con un forte abbraccio e con il bacio santo. Ho sentito una cosa da Monsignor Vecchi e non ho capito bene, ma se è come io l'ho capito non sono d'accordo.
Lui ha detto che alcuni di voi hanno perso l'abitudine di pregare, ma voi avete una faccia tutti buoni, è vero? Non pregate? Ma non farmi deludere, io credo che tutti voi pregate, no? Sì? Ecco, avanti. Do il mio cordiale benvenuto a ciascuno da voi. L'occasione che vi ha spinto a venire è il 130 anniversario di fondazione delle Acciaierie di Terni, simbolo di capacità imprenditoriali e operaie che hanno reso celebre questo nome ben oltre i confini dell'Italia. Saluto il vostro pastore, Monsignor Ernesto Vecchi. Lo ringrazio per le parole che mi ha rivolto e soprattutto per il servizio che rende alla Chiesa di Terni, Narni e Amelia. Ma è un servizio che lo fa nel momento della sua vita nel quale aveva il diritto di riposare e invece di riposare continua a lavorare. Grazie, Monsignore. Saluto le autorità civili, come pure i sacerdoti, le persone laiche, consacrati, e tante varietà sociali e le diverse componenti della vostra comunità diocesana. Questo incontro mi offre la possibilità di rinnovare la vicinanza di tutta la Chiesa, non solo alla società, a chi ha i speciali interni, ma alle aziende del vostro territorio e più in generale a tutto il mondo del lavoro. Di fronte all'attuale sviluppo dell'economia e al travaglio che attraversa l'attività lavorativa, occorre riaffermare che il lavoro è una realtà essenziale per la società, per le famiglie e per i singoli. Il lavoro, infatti, riguarda direttamente la persona, la sua vita, la sua libertà e la sua felicità. Il valore primario del lavoro è il bene della persona umana, perché la realizza come tale, con le sue attitudini e le sue capacità intellettive, creative e manuali. Da qui deriva che il lavoro non ha soltanto una finalità economica e di profitto, ma soprattutto una finalità che interessa l'uomo e la sua dignità. La dignità dell'uomo è collegata al lavoro. Ho sentito alcuni giovani operai che sono senza lavoro e mi hanno detto questo: ma padre, noi a casa, mia moglie, i miei figli, mangiamo tutti i giorni, perché alla parrocchia o al club o alla Croce Rossa ci danno da mangiare. Ma padre, io non so cosa significa portare il pane a casa e io ho bisogno di mangiare, ma ho bisogno di avere la dignità di portare il pane a casa. E questo è il lavoro. Si manca il lavoro, questa dignità viene ferita. Chi è disoccupato o sottooccupato
rischia infatti di essere posto ai margini della società, di diventare una vittima dell'esclusione sociale. Tante volte capita che le persone senza lavoro, penso soprattutto a ai tanti giovani oggi disoccupati, scivolano nello scoraggiamento cronico o peggio nell'apatia. Che cosa possiamo dire di fronte al gravissimo problema della disoccupazione che interessa diversi paesi europei? È la conseguenza di un sistema economico che non è più capace di creare lavoro perché ha messo al centro un idolo che si chiama denaro. Pertanto i diversi soggetti politici, sociali e economici sono chiamati a favorire un'impostazione diversa, basata sulla giustizia e sulla solidarietà. Questa parola in questo momento rischia di essere esclusa dal dizionario. Solidarietà sembra come fosse una parolaccia, ma no, è importante la solidarietà, ma questo sistema non la vuole tanto bene, preferisce escluderla. Questa solidarietà umana che assicura a tutti la possibilità di svolgere un'attività lavorativa e dignitosa. Il lavoro è un bene di tutti, che deve essere disponibile per tutti. La fase di grave difficoltà e di disoccupazione richiede di essere affrontata con gli strumenti della creatività e della solidarietà. La creatività di imprenditori e artigiani coraggiosi che guardano al futuro con fiducia e speranza, e la solidarietà fra tutte le componenti della società che rinunciano a qualcosa, adottano uno stile di vita più sobrio per aiutare quanti si trovano in una condizione di necessità. Questa grande sfida interpella tutta la comunità cristiana. Per questo oggi siete venuti qui insieme, acerari, vescovo, comunità diocesana, e per questo la storia contemporanea della vostra Chiesa è inseparabilmente legata alla visita del Beato Giovanni Paolo II agli acciarie. Tutta la Chiesa è impegnata in una conversione pastorale e missionaria, come ha sottolineato vostro Vescovo. A tale proposito, l'impegno primario è sempre quello di ravvivare le radici della fede e della vostra adesione a Gesù Cristo. Qui sta il principio ispiratore delle scelte di un cristiano, la sua fede. La fede sposta le montagne. La fede cristiana è in grado di arricchire la società grazie alla carica di fraternità concreta che porta in se stessa. Una fede accolta con gioia, vissuta a fondo e con generosità, può conferire alla società una forza umanizzante. Pertanto siamo tutti chiamati a cercare modi sempre nuovi di per testimoniare con coraggio una fede viva e vivificante. Cari fratelli e sorelle, non smettete mai di sperare in un futuro migliore. Lottate per quello, lottate. Non lasciatevi intrappolare dal vortice del pessimismo, per favore. Se ciascuno farà la propria parte,
Se tutti metteranno sempre al centro la persona umana, non il denaro, con la sua dignità, se si consoliderà un atteggiamento di solidarietà e condivisione fraterna ispirato al Vangelo, si potrà uscire dalla palude di una stagione economica e lavorativa faticosa e difficile. Con questa speranza invoco la materna intercessione della Vergine Maria su di voi e sull'intera diocesi, specialmente sul mondo del lavoro, sulle famiglie in difficoltà, perché non perdano la dignità che dà il lavoro, sui bambini e i giovani e sugli anziani. E tutti noi adesso, seduti come stiamo, preghiamo la Madonna, che è la nostra madre, perché ci dia la grazia di lavorare insieme con creatività, solidarietà e fede. Ave o Maria, piena di grazia. Santa Maria, Madre di Dio, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. E vi chiedo, per favore, pregate per me. Grazie. Bene, eccoci, abbiamo concluso proprio in questi momenti l'udienza con Papa Francesco. Abbiamo ascoltato le sue parole, parole di incoraggiamento, parole che hanno invitato le persone di Terni a pregare, a credere nella dignità del lavoro, a sperare, non perdere la speranza. Parole importanti che hanno anche caratterizzato con un fuori testo, no? Il Papa che ha salutato dicendo avete tutti la faccia buona. Proprio perché questo leitmotiv di gente di pasta buona, che un po' anche il Vescovo Vecchi è solito ripetere, forse si vede anche proprio dalla faccia dei Ternani. Bene, le conclusioni di questa giornata le lasciamo a quelli che sono stati i due protagonisti sin dall'inizio, a parte il Papa, protagonista assoluto, ma coloro che hanno organizzato questo importante evento: il Vescovo Amministratore Apostolico della Diocesi di Terni Narnia Melia, Ernesto Vecchi, e l'amministratore delegato dell'Acciai Speciali Terni, Marco Pucci. Io vi lascio alle loro parole e naturalmente vi auguro un buon proseguimento di serata e una buona visione anche di questo momento che ha coinvolto davvero tutta la città in modo eccezionale. Grazie. Allora, eccellenza, appena conclusa l'udienza con Papa Francesco, è stato molto accogliente con i Ternani, è stato un momento bello di incontro, ha salutato scendendo e quindi ha visto proprio tutta la gente di Terni festante per lui. È stato un bel segno che la nostra terra ha dato, perché ha messo insieme i problemi del lavoro, i problemi dell'occupazione per i giovani, il problema
delle nostre comunità che si debbano integrare, aprirsi e pregare. Quindi è stato veramente un momento forte che io ho sentito, oltre alle parole che ha avuto anche per me, proprio di sostegno per il mio lavoro, ma proprio di vicinanza alla gente in difficoltà, e anche mentre quando l'ho incontrato all'inizio, ecco, veramente ha espresso proprio questa consapevolezza. È stato attento anche a quelle parole che io ho pronunciato, quando ho detto che pregheremo per lui, anche quelli che hanno perso l'abitudine. Ha preso subito questo spunto per dire che invece l'abitudine di pregare non dobbiamo perderla, perché alla fine, ecco, è veramente la soluzione dei nostri problemi. Aiutati che Dio ti aiuta. Allora noi dobbiamo esprimere il meglio di noi stessi, e quando abbiamo espresso il meglio, e per poterlo far bene, dobbiamo recuperare la preghiera, che è proprio... ed è la preghiera del Padre Nostro soprattutto, che dice di cercare il regno di Dio, ma anche il pane quotidiano. Ecco, secondo lei qual è stata l'emozione del Papa nel vedere questa... Il Papa è stato molto contento nel vedere una comunità che in tutte le sue componenti si è integrata. Qui non c'era solo gli acciaierie, c'erano le parrocchie, c'erano i ragazzi, c'erano le scuole, c'erano gli ammalati. E quindi ha visto il segno profondo, completo, di quella che è la società, la solidarietà. Cose che lui veramente gli fa paura, perché quando ci cerca il denaro fino a se stesso non c'è spazio per la solidarietà. Qui si è vista una società solidale, questo è il segno profondo che lui ha dato. Secondo lei la gente di Terni è stata soddisfatta? È stata veramente quello che io speravo, in un poco tempo, perché avevamo poco tempo, avete visto la risposta, e poi abbiamo dovuto frenare e mandare a casa dei pullman perché non ci stavamo più. Quindi è gente generosa, è gente di pasta buona, diciamolo proprio per bene. Quindi questo spero che il Signore ci aiuti per risolvere i problemi, che come sapete non mancano. 130 anni di storia alle spalle, questa AST che lei oggi rappresenta, e quando l'acciaieria chiama non solo tutta la città di Terni risponde, ma anche Papa Bergoglio. È stato uno spettacolo, veramente, un evento storico, sono rimasto... favorevolmente impressionato, anche un po' emozionato, anche per le parole che ha detto il Papa a supporto della nostra azienda e dei nostri lavoratori. Beh, insomma, festeggiare un compleanno come il nostro, 130 anni, ed essere accolti dal Papa, io ritengo che non sia una cosa che possa accadere tutti i giorni, quindi ce lo ricorderemo, ma soprattutto ci darà tanta forza e tanta motivazione per far sì che almeno possiamo scrivere altri 130 anni di storia. Che cosa l'ha colpita di più del messaggio del Pontefice? Beh, il messaggio del Pontefice è proprio quello rivolto ai lavoratori, ed andare avanti, non farsi prendere dallo sconforto, raccogliere le proprie forze, perché momenti difficili si superano solamente con una grande volontà e una grande abnegazione.